Un saluto dal vostro Vincenzo De Luca. Come ben sapete, la Campania sta diventando zona rossa in maniera inevitabile. E la colpa è da attribuire sicuramente a due esponenti in particolare di questo governo allo sbaraglio, vale a dire Di Maio. Il suo degno compare il ministro Spadafora. Spadafora con questo cognome che dovrebbe essere cancellato dalla pudicizia. Spadafora, la spada de fora. È una cosa scandalosa. Questo governo, in parole povere, dovrebbe andare a casa. Essere sostituito da Gatto Silvestro, da Titti il Canarino o anche dal Pulcino Galimero. L'altro personaggio da menzionare è sicuramente Luigi Di Maio, che provoca solamente a pronunciare questo nome delle reazioni spiacevoli da parte mia, quindi preferisco non parlarne per niente. Parlando di questo virus che sta aumentando in maniera esponenziale, posso dire, esponenziale significa per quelli che non lo sanno, che il virus non aumenta a 1, 1, 1, 1. L'incremento non è più 1, ma è un incremento esponenziale. Ha raggiunto delle cifre esorbitanti. Insieme al virus dobbiamo purtroppo anche combattere i cosiddetti portasecce. Per chi è di Milano, i portasecce sono quei soggetti ai quali non va mai bene niente. Quando le cose sembrano andare bene, loro si rattristiscono, diventano tristi e fanno di tutto per far scoppiare le baraonde. Sono dei soggetti negativi che io brucerei volentieri con lanciafiamme. Scusate, ma mi si storce il labbro quando mi arrabbio. A questo punto cos'altro dire? Noi a ottobre volevamo chiudere tutto, ma il governo ha preferito adottare delle soluzioni alternative che si sono rivelate insufficienti per risolvere il problema. Utar canem olimpenor itor ausim otelma isicao. Vincenzo De Luca, sciacquati la bocca quando parli di noi. Anatema su di te, da parte nostra. Sei un topastro ignobile, sei un nano da giardino, un nano malefico. Non sei degno di baciare le nostre venerabili targa, non sei degno di baciare i nostri sacri calzari. Mi sta partendo anche la dentiera.